Una panchina color del cuore, per non dimenticare mai la cieca violenza che gli uomini infliggono alle donne, simbolicamente a ridosso del muro di cinta di una scuola. La FIDAPA continuerà ancora a lottare per la donna in tutti i campi, artistico, lavorativo e sociale, e nella famiglia, che purtroppo è ancora più importante delle altre. Una tenda struttura imponente nello spazio antistante una chiesa che vive e vivifica ogni giorno la periferia. Porte salute, in questi giorni sono usciti altri bandi, inclusione, quartieri, sport nei parchi che possono partecipare i comuni, poi ne parlerò con il sindaco, sport nelle carceri sia minorile e sia quello maggiorenne. E vi devo dire che in Puglia abbiamo finanziato con la vecchia graduatoria altri 4 progetti in città molto molto a rischio. Il tutto da inaugurare nell'atto conclusivo di Quartieri in Movimento, Trasporto e Competenze, il piano progettuale annuale gratuito che contribuisce a rivalutare le zone difficili della nostra città. Grazie a chi ha pensato a questa progettualità e quindi all'Associazione Laureati in Movimento, alla Volleyball, a Vito Sassanelli, a Franco Toscana, a Sport e Salute, alla FIDAPA. Ecco, grazie a questa bella sinergia, grazie alla Chiesa, Don Enrico, grazie a Don Donatello, questa bella sinergia è quello che tutti quanti invochiamo, questo stare insieme, questo grande senso di responsabilità che ci deve tutti riprendere, davvero, che ci deve tutti vedere protagonisti. Cioè, la città qua non è del sindaco, del consigliere o dell'assessore, la città è di tutti noi e di tutti noi. Allora, solo se davvero noi la sentiamo come nostra e viviamo questo senso di comunità, di appartenenza, davvero possiamo perseguire quello che è il bene comune che tutti noi quanti invochiamo. Durante questi mesi è stato realizzato un presidio sportivo, educativo e sociale con l'intento di configurarsi come punto di approdo e di partenza per lo sviluppo e il monitoraggio delle fragilità. Sono stati avviati altresì percorsi paralleli multidisciplinari nel presidio della parrocchia Santissimo Sacramento e dell'istituto comprensivo surnominato. Come comunità parrocchiale, così come ogni buona istituzione, ogni buon gruppo, non può rimanere nel chiuso di un cortile o nel chiuso di una staccionata, ma siamo chiamati ad uscire. E allora il fatto di essere qui, la panchina, quello che diceva la dottoressa prima, è molto importante, ma ci richiama anche lo stare, il fermarsi, l'incontrarsi. Ecco, per incontrarsi dobbiamo uscire. Ecco, questo possa essere davvero un simbolico luogo per dire che è necessario incontrarsi.